topolino, il carretto del gelato, lo zucchero filato, i popcorn. A chiudere la serata del 14, un bellissimo spettacolo di fuochi d'artificio e prosecco per tutti. Tenuta Cantagallo, a Francavilla Fontana, sulla via Percarosino al chilometro 4. Info 0831 890919. Menù consultabile su www.tenutacantagallo.com. Abbiamo imparato che ognuno ha i suoi spazi e che c'è un momento per ogni cosa. Insieme abbiamo interpretato i tuoi sogni, fatti di mille forme e colori. Perché da 20 anni il nostro impegno è soddisfare i gusti di tutti. Per festeggiare il suo anniversario, Nuovo Arredo ti offre 20 proposte imperdibili, 20% di sconto sui progetti di arredo, 20 rate a tasso zero. Scopri di più nei nostri punti vendita o su nuovoarredo.it. Masseria Lisurì. Atmosfere mediterranee in un paesaggio incontaminato. Il fascino dell'antico frantoio, gli ambienti maestosi ed esclusivi, i sapori di una cucina importante e raffinata. Masseria Lisurì Manduria. La scelta prestigiosa per vivere da protagonista il tuo sogno più grande. Indimenticabile. Come una canzone d'amore. Saldi in showroom da Stile Arredo. Dal 10 luglio al 10 agosto. Tre validi motivi per acquistare ora. Prezzi ribassati, ancora più convenienti. Finanziamenti con prima rata a dicembre. Trasporto e montaggio gratis. Saldi in showroom da Stile Arredo. Strada Statale Appia, 7 Ter, San Giorgio Ionico. Vi aspettiamo per i saldi di fine stagione. Buoni affari a tutti! Sabato 12 agosto allo stadio Damuri di Grottaglie, Albano in concerto. Una organizzazione Vincenzo Giannini, presidente dell'associazione Il Cantashow Artisti Pugliesi, in collaborazione con Giovanna Erano. Biglietto unico composto a sedere 20 euro. Incasso devoluto in beneficenza. Prevendite Bar Marangi, Piazza Matteotti Grottaglie e Tenuta Carrisi. Per informazioni 348 283 4326 347 741 6202. Media Partner Studio 100. Rieccoci cari amici, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con SOS Estate, Reclami in TV, una trasmissione che sta avendo un grande successo perché ci sono molte cose che i cittadini vogliono denunciare, ma l'obiettivo qual è? Non soltanto la denuncia, ma cercare di risolvere alcuni problemi. È chiaro che l'attenzione si rivolge al comune capoluogo Taranto, ma anche ai comuni della provincia e in particolar modo a quelli con una vocazione turistica legata prevalentemente al mare. E stiamo appunto cercando di cogliere, di raccogliere varie testimonianze e di far rispondere agli amministratori pubblici, quindi coloro i quali possono e diciamo noi devono intervenire laddove naturalmente è possibile. Oggi i riflettori puntati sul comune di Pulsano, abbiamo il piacere di ospitare il sindaco Giuseppe Ecclesia, grazie sindaco per grazie essere a voi, con noi, buongiorno. È un'occasione per dialogare con i cittadini e quindi dare loro delle risposte in diretta. Perché? Perché abbiamo, lo voglio ricordare, anche una troupe che è inviata sul posto e con l'ausilio del nostro Carlo Umaretti raccogliamo appunto queste testimonianze e lo facciamo anche attraverso vari mezzi. Quali sono questi mezzi? Innanzitutto il nostro numero telefonico che vedete in sovrimpressione, 800 44 60 60, è un numero molto semplice da memorizzare, un numero verde peraltro, e poi c'è l'indirizzo di posta elettronica, infatti lo vedete anche in questo caso in sovrimpressione, 100reclami@studio100.it, e poi la pagina ufficiale Facebook della nostra emittente televisiva Studio 100, e quindi basta indicare @Studio100 Radio Televisione. Tantissime le mail, tantissimi messaggi su Facebook, tante le telefonate, ad ognuno daremo una risposta o in diretta oppure in forma privata, soprattutto cercando di risolvere le varie problematiche che sorgono e che possono riguardare, non so, la mancanza di illuminazione oppure problemi riguardanti la sicurezza stradale, l'igiene.
Questa trasmissione tra l'altro è visibile in streaming, la nostra regia ci sta facendo vedere il nostro sito, il sito ufficiale di Studio 100, dove mi vedete in questo momento, c'è un lieve ritardo, ma la trasmissione è visibile in tutto il mondo potenzialmente grazie alla rete internet. Quindi continuate a scriverci e a suggerirci anche dei luoghi da andare a visitare, Taranto e comuni della provincia. In questi giorni siamo stati a Lido Azzurro, siamo stati in compagnia della Polizia Municipale, siamo stati con l'AMIU, abbiamo visto tanti luoghi che meritano attenzione. Ieri siamo stati a San Vito in Viale del Tramonto, oggi invece, come dicevamo, Marina di Pulsano, e abbiamo già qualcosa da proporvi. Dopo aver ringraziato il sindaco, allora la nostra regia ci può far vedere già non soltanto delle immagini, ma anche una testimonianza che abbiamo raccolto. Innanzitutto ci sono delle immagini che si riferiscono ad una passerella, è un accesso al mare ed è in condizioni davvero critiche. Poi appena possibile ci collegheremo invece con la zona di Marina di Pulsano. Voi sapete che molti comuni hanno il centro abitato, quello col centro storico, ma c'è anche la zona costiera. E allora vi facciamo vedere queste immagini che sono state riprese stamattina e le commentiamo insieme al sindaco. Dunque, signor sindaco, questa passerella è praticamente inutilizzabile perché è sfondata in vari punti, è rotta e qui c'è un cartello. È sotto sequestro dunque? Sì, è una passerella sotto sequestro perché quello che vedete, quindi lo scempio che è stato creato, è stato creato da parte di volutamente da parte di qualcuno, quindi ci sono delle indagini, ragion per cui oggi è transennata, delimitata con naturalmente nastro di emergenza e non è ovviamente percorribile. Il cartello che abbiamo infatti appena visto reca la scritta zona sequestrata appunto per procedimenti penali. E meno male, perché ci sono chiodi, no? Assi di velte. Certo, certo, quindi area sottoposta a sequestro, così come previsto per legge da parte dei carabinieri. Costituisce naturalmente un problema che speriamo di risolvere non appena anche le questioni giudiziarie insomma saranno risolte, ma nonostante questo devo dire che accanto a 10 metri, lì proprio in adiacenza a quel muro che abbiamo visto poco fa, è possibile comunque l'accesso all'Arinile, così come è possibile l'accesso all'Arinile, lo ricordo, stiamo parlando del seno della fontana, delle canne, è possibile l'accesso all'Arinile naturalmente da tutti gli altri punti. Mi riferisco all'altra discesa che si trova dalla parte sinistra, come dallo stesso stabilimento balneare che naturalmente deve appunto garantire l'accesso. Quindi è un problema di comodità, soprattutto se teniamo conto di alcune persone che hanno bisogno di un accesso facilitato, a cui va garantito, penso alle persone anziane, ai disabili, e quella passerella è stata creata negli scorsi giorni proprio per garantire un accesso agevole appunto a questo, soprattutto a queste persone. Sono opere dell'amministrazione comunale queste? Sì, quella passerella è opera dell'amministrazione comunale, e risale naturalmente ad un bel po' di anni fa, e però nei mesi scorsi c'è stato questo atto vandalico che quindi ha determinato il sequestro della stessa. Bene, un'altra segnalazione, in questo caso si tratta di una testimonianza anche in voce, perché abbiamo raccolto la denuncia di una signora che ci racconta le sue disavventure, a questo punto anche di tipo burocratico, per quanto riguarda un posto, un parcheggio per disabili. Allora, la nostra regia può proporre questo breve contributo, poi lo commentiamo insieme al sindaco. È un anno e mezzo che ho chiesto ai vigili di Pulsano di poter avere il cartello di mio figlio per parcheggiare l'auto. E l'anno scorso mi è stato risposto che non c'erano soldi per mandarmi il palo qui. Il palo lo volevo pagare io, ma non me l'hanno messo. Quest'anno sono ritornata nuovamente dai vigili tre volte e mi hanno assicurato che avrebbero messo il cartello col numero di mio figlio, perché ogni disabile, come si sa, ha il suo numero personale.
Questa mia richiesta è stata fatta dal 1 giugno, oggi siamo al 13 luglio, io ancora non ho il cartello mio privato col numero di Manuel. Il mio problema è non poter scendere a mare né di sabato e né di domenica, perché non essendoci il cartello il posto può essere chiaramente occupato da qualsiasi persona disabile. E quindi niente, io sono tornata anche stamattina dai vigili, non c'era il comandante e continuano a dire sì, io sono stanca, non so più a chi devo rivolgermi, io penso che mio figlio abbia diritto al suo posto per poter scendere e uscire da casa e poter andare al mare. A parte la situazione che abbiamo giù, che non si può più parcheggiare, quindi anche quella è un grande disagio insomma per noi. Vengo qui 2 mesi all'anno e pago le tasse per un anno intero e quindi io penso di avere almeno diritto a queste cose insomma. Sindaco, possiamo dare una risposta a questa signora e può prendere un impegno? Ah, assolutamente, va data e mi dispiace di alcune lungaggini, anche se dalle immagini credo fosse chiaro che il parcheggio sia già delimitato con la cosiddetta segnaletica orizzontale, era ben visibile per terra, quindi se per essere buoni, qualche automobilista distratto occupa un posto comunque segnalato, naturalmente lo fa in virtù di una comoda distrazione che troppo spesso avviene. È chiaro che va segnalato anche con la segnaletica cosiddetta verticale, con il cartello che ha chiesto la signora e quello che mi consta da situazioni analoghe, anche se non ho contezza di tempi così lunghi, mi dispiace avere conoscenza in questo momento, so che l'ordine è stato fatto e credo i cartelli oggi ci siano e li abbiano posti un po' ovunque. Verificherò naturalmente il caso concreto. Mi piace però sottolineare alla signora che non abbiamo rimosso la possibilità di parcheggiare, soprattutto a determinate categorie. Lungo la litoranea non è vero che non si può parcheggiare. Oggi con la creazione di quel percorso pedonale abbiamo comunque garantito e soprattutto garantito ai portatori di handicap, ai disabili, agli anziani, la possibilità di facile parcheggio. Se fino all'anno scorso, soprattutto queste categorie di persone meritevoli di attenzione, erano costrette a camminare tanto e a dover girare impiegando non poco tempo per la ricerca di un parcheggio, oggi non è assolutamente più così. Innanzitutto perché lo stallo di sosta è garantito sul lato opposto della litoranea e abbiamo triplicato i posti destinati a disabili, quindi altro che, i posti ci sono, non solo, a seconda di dove si vuole andare ci saranno i posti per i disabili gratuiti nelle aree a parcheggio che sono state create e che, voglio ricordare, hanno sviluppato e hanno portato ad avere 1000 posti auto in più che fino all'anno scorso non c'erano, naturalmente con grande vantaggio da parte di tutti e soprattutto per quelle persone che non è giusto che stiano in macchina tanto tempo a trovare parcheggio. Bene, se poi la nostra regia troverà queste immagini che si riferiscono al giugno scorso, potremo far vedere anche questo attraversamento pedonale e parleremo anche di alcune proposte che ci sono per migliorare questa iniziativa dell'amministrazione comunale. Allora, prendiamo un impegno, poi magari ci risentiamo, vediamo se questo numero benedetto insomma, lo possiamo attribuire in tempi brevi alla signora che lamenta questa lungaggine. Noi ieri invece ci siamo occupati, adesso vi facciamo vedere le immagini di un servizio realizzato dalla collega Rosalba De Giorgi a proposito di una segnalazione, di una protesta fatta da alcuni gruppi consiliari. Si riferiscono innanzitutto, vi mostriamo delle immagini che sono uno scempio per l'inciviltà di molti, perché mandiamole queste immagini, insomma sono abbandoni indiscriminati di rifiuti ai margini delle strade oppure nelle pinete, è qualcosa di assurdo davvero. Questo potrebbe dipendere dalla mancanza di un centro di raccolta di rifiuti? Bene, secondo alcuni sì.
oltre a denunciare naturalmente l'inciviltà, ma insomma vedete qui ci sono cumuli e cumuli di materiali di risulta, anche di lavorazioni edili, sfalcio di erbe, residui di potature, ci sono anche dei laminati probabilmente d'amianto, insomma una situazione abbastanza sconcia, no? Sotto questo profilo. Questi gruppi consiliari hanno fatto una rimostranza a proposito di un centro di raccolta che tra un po' vedremo anche, vedete, mentre c'è questa carrellata davvero assurda che mal si concilia anche con tutta la buona volontà che peraltro può metterci un'amministrazione, ma di fronte a questi comportamenti scellerati ben poco si può fare. Questo centro di raccolta tra un po' lo vedremo anche, anzi la regia può tornare in studio e poi spostarsi un attimo a far vedere questo centro di raccolta, non è in funzione. Perché, sindaco, e quando potrà esserlo? Ma non è in funzione perché i lavori sono terminati all'inizio del 2016, poi ci sono state varie fasi burocratiche come sopralluoghi, pareri soprattutto della ASL, e poi la questione si è in un certo senso allungata nei tempi, un po' per gli allacciamenti, acqua, rete idrica eccetera, e soprattutto per le autorizzazioni necessarie per il trattamento delle acque di prima pioggia, che sono estremamente importanti e che su un impianto del genere, visto che si tratta di rifiuti, naturalmente sono doverose. Abbiamo voluto, vista la materia estremamente delicata, osservare ecco, la legge nei minimi dettagli per non correre alcun rischio, quindi siamo in attesa che la provincia ci dia questa autorizzazione. I miei collaboratori, i miei funzionari mi dicono che l'ultimo contatto è avvenuto appunto qualche settimana fa, per cui i tempi non dovrebbero essere assolutamente lunghi. Mi dicono che siamo in dirittura d'arrivo, per cui entro un paio di mesi davvero tutto sarà estremamente finito. Ma il centro comunale di raccolta che siamo in attesa di aprire, in ogni caso, crea un servizio nuovo che già è presente sul territorio di Pulsano, perché collegare quelle immagini alla mancata attivazione del CCR, del centro comunale di raccolta, chiaramente non è giusto, nel senso che chi vuole smaltire dei rifiuti, che siano sacchi pieni di pini, che siano materiale di risulta, che sia rifiuti ingombranti di qualunque genere, ben può farlo recandosi presso l'attuale centro di raccolta esistente a Pulsano, utilizzando quelli che sono i canali e i metodi previsti per legge, anche chiamando per informazioni e per l'attivazione di taluni servizi, alcuni dei quali anche prevedono il ritiro a domicilio degli ingombranti di alcuni rifiuti, e quindi avvalendosi di ciò che è previsto dalle leggi e dai regolamenti, dal sistema appunto di raccolta dei rifiuti del nostro paese. E quindi non è preclusa la possibilità a chi vuole naturalmente rispettare la legge di smaltire qualunque tipo di rifiuto. Quelle immagini sono uno scempio e sono il risultato, ecco, della inciviltà, comoda inciviltà, che naturalmente dura a morire, perché nonostante le campagne di sensibilizzazione, nonostante quello che diciamo ogni anno, nonostante le bonifiche che facciamo ogni anno, sono posti che sono bonificati più volte all'anno. L'amministrazione raccoglie tonnellate di rifiuti che costano, bonifiche che costano naturalmente davvero tanti soldi pubblici che diverso impiego potrebbero avere, e che non sortiscono poi nessun effetto, perché il giorno dopo inizia naturalmente la stessa storia. Ecco, dal servizio prima abbiamo fatto vedere queste immagini di rifiuti abbandonati, ma nello stesso servizio, quindi nella stessa cassetta, lo dico la nostra regia, ci sono immagini anche del centro di raccolta, lo facciamo vedere anche, possiamo andare avanti perché noi le vediamo in anteprima, il sindaco ed io, ma ci sono altre immagini che meritano, poi vi faremo vedere anche la pineta che alcuni hanno veramente deturpato in una maniera pazzesca. Ecco, qui possiamo già far vedere queste immagini, giusto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. Ecco, le possiamo proporre, e poi mi pare che sia pronto il collegamento con la Marina di Pulsano, con qualcuno che ha da dire qualcosa
vuole sfogarsi, vuole parlare anche con il sindaco per segnalare alcune problematiche. Ecco, questo è il centro che ancora non è in funzione, vero sindaco? Sì, sì, si trova nei pressi del campo sportivo, volutamente lo abbiamo ubicato nella zona prospiciente la marina, quindi sostanzialmente tra il centro del paese e la zona costiera, proprio perché possa essere facilmente raggiunto sia dalla comunità estiva che da quella ovviamente residenziale pulsanese, e peraltro in un posto estremamente comodo perché c'è la possibilità di un ampio parcheggio e quindi sarà possibile volontariamente andare a conferire in questi grandi contenitori le varie frazioni, no? Carta, plastica, vetro, alluminio, anche gli sfalci di potatura, quindi un punto, un'isola ecologica, un centro comunale di raccolta che naturalmente costituirà un gran bel servizio. Eh sì, perché abbiamo visto che è una bella struttura, in effetti l'abbiamo visto anche da altre immagini. Tempi previsti, lo vogliamo ricordare? Abbiamo detto entro un paio di mesi. Aspettiamo l'autorizzazione della provincia, ma credo che la situazione sia davvero destinata a sbloccarsi subito. Va bene, allora vediamo com'è la situazione sulla marina di Pulsano, vediamo se qualcuno è già pronto. Sì, vedo un signore che è già pronto, lo saluto. Buonasera, buonasera, siamo in diretta. Buonasera a voi, buonasera a voi. Il suo nome? Francesco Vergallo, sono il presidente della Prologo di Pulsano. Bene, bene, qui c'è il sindaco e il... Ciao Francesco, ciao. Che la saluta. Vi saluto tutti quanti in studio. Bene, ci esponga qualche difficoltà che si vive lì nella zona della Marina. Ma anche cose belle, Francesco, anche cose positive, puoi dirlo. Ma... C'è da fare, sindaco, una piccola correzione a quello che ha detto prima, che in realtà gli interventi di recupero dei rifiuti che vengono lasciati sul territorio non vengono fatti 2-3 volte l'anno, ma vengono fatti a volte anche 2-3 volte in un mese. È vero. Perché il problema che noi abbiamo sul territorio è proprio la poca attenzione rispetto all'ambiente che ci circonda, perché molto spesso capita che in alcune vie nascoste la gente non pensa che lì può essere un posto anche da recuperare, quindi non fanno attenzione non solo ai servizi comunali che sono a disposizione dei cittadini, ma al danno ambientale che arrecano creando queste discariche abusive. Per questo la Proloco spesso negli anni, e tuttora lo fa, è una parte dell'occhio vigile che c'è già da parte dell'amministrazione. Noi costantemente facciamo segnalazioni di supporto alla macchina amministrativa, ci sono anche altre aree molto belle che andrebbero recuperate. Purtroppo, come diceva qualcuno, il problema del mondo è proprio l'uomo, e quindi dobbiamo cercare di educare e educarci per vivere meglio nel rispetto dell'ambiente. Ecco, signor Vergallo, lei si trova in una zona di cui abbiamo parlato poco fa. C'è da qualche tempo un percorso pedonale, un attraversamento pedonale che ha destato qualche polemica. Il sindaco ha spiegato le ragioni e anche, come dire, il beneficio che ne possono trarre famiglie, persone disabili, persone anziane. Altri sostengono che l'opera sia inutile perché avrebbe sottratto dei posti auto, benché siano state realizzate delle aree di parcheggio. La sua opinione qual è? Allora, la mia opinione è estremamente positiva. In che senso? Che nelle ultime settimane questa pista pedonale, la sera soprattutto, vi invito a venire a vedere, è piena di gente, è piena di famiglie, è piena di bambini, di mamme con bambini piccoli e carrozzine al seguito e passeggini al seguito, quindi ha una funzione sicuramente utile non solo dal punto di vista di fruizione degli spazi, ma anche di rispetto di un lato della costa che sappiamo essere stato abusato negli anni, che oggi è finalmente libero. C'è da dire che, come tutti i processi di cambiamento, l'informazione è, diciamo, l'elemento importante, quindi se magari si aumentava all'inizio l'informazione rispetto a questo tipo di intervento si potevano evitare alcune polemiche. C'è da dire soltanto una cosa, che si può dire tutto su questo tipo di intervento, l'unico dato oggettivo che eventualmente nel futuro potremo prendere in esame è l'eventuale perdita di ricavi rispetto alle attività commerciali, che è chiaro, oggi abbiamo tutti il dito facile per scrivere su Facebook commenti e quant'altro, ma
dimostrando realmente che c'è stato un danno che dal mio punto di vista non credo ci sia stato, però è chiaro che la parola aspetta a chi per 4 mesi interviene aprendo delle strutture importantissime e credono ancora in questa fascia di territorio che sappiamo benissimo nel 2001 è stata colpita da un danno, da un gravissimo incendio, quindi ci stiamo riprendendo, è vero sono passati tanti anni ma vi assicuro che non è facile e ve lo dice anche una parte sociale che vive costantemente il territorio. Il cordolo è un intervento importante, andava sicuramente fatto un po' di informazione più, ma finalmente arrivano i cambiamenti anche in questo paese. Bene, io riprendo la linea un momento dallo studio perché a proposito di questo attraversamento pedonale ci sono delle proposte che sono giunte ad esempio da un consigliere comunale che ci ha inviato una nota che si chiama Emiliano D'Amato, capogruppo di Nuova Pulsano. Dice l'idea è bella, mi piace, ci piace, magari un po' tardiva, bisognava farla prima, ma comunque è una buona cosa. Però si può migliorare e ha avanzato alcune proposte, ad esempio un servizio navetta dai parcheggi auto ai diversi punti di interesse della costa, un ulteriore parcheggio in paese, anch'esso collegato alla marina da servizi navetta, una riduzione del 50% dei costi di parcheggio per i residenti che sono in regola con il pagamento delle imposte, e la creazione di un cordolo che unisca il parcheggio delle canne alla litoranea per rendere sicuro il passaggio dei pedoni che intendono usufruire del parcheggio e poi l'aumento della sosta oraria da 30 a 60 minuti per consentire alla gente di usufruire più agevolmente dei servizi commerciali, prendere un caffè, un gelato e quant'altro. Sindaco, sono suggerimenti mi sembrano plausibili. Sì, li ho. Non so se tutti praticabili, ma insomma. Li ho letti peraltro negli scorsi giorni perché il consigliere D'Amato li ha formalizzati indirizzandoli all'intero consiglio comunale e sono suggerimenti estremamente apprezzabili, come apprezzabili sono le proposte, quindi le idee tese a migliorare soprattutto un discorso estremamente nuovo, un'idea rivoluzionaria come quella che l'amministrazione ha messo in campo sulla litoranea. Peraltro uno di questi interventi proposti lo abbiamo già realizzato negli scorsi giorni, mettendo in sicurezza con la creazione di un cordolo la discesa che porta insomma, dalla via Canne alla litoranea. Sì, è interessante e sicuramente sarà percorsa l'idea di una navetta che colleghi il centro del paese alla zona costiera, così come vari punti della zona costiera. D'altronde è stata una nostra idea che abbiamo tentato di realizzare già 6 anni fa, quando facemmo un bando in cui, agganciato alla possibilità di trovare un gestore per il parcheggio a pagamento, avevamo richiesto anche che all'interno del contratto il gestore provvedesse a questo tipo di collegamento e quindi al servizio navetta. Ahimè, quel bando andò deserto, quindi non trovammo privati disposti a gestire questo servizio, a dimostrazione di come sia un'idea che in effetti abbiamo sempre avuto. Ciò che rimane, ciò che va però sottolineato è davvero la straordinarietà di quest'opera. Oggi abbiamo restituito alla comunità la possibilità di passeggiare laddove questa possibilità non c'era in tutti gli altri fino all'anno scorso, in tutti questi decenni, marciapiedi inesistenti, una presenza eccessiva di auto, noi avevamo una litoranea davvero che era uno stuolo di lamiere, quindi totalmente occupata dalle auto e ahimè naturalmente poco praticabile per le persone. Abbiamo restituito alla collettività la creazione di quel percorso pedonale che costituisce una bella passeggiata in riva al mare, perché ininterrottamente dalla zona del Gabbiano fino all'Io Silvana per 2,5 km offre la possibilità a tutti di passeggiare liberamente, comodamente, in sicurezza, anche a quelle persone come quella signora che giustamente rivendicava il posto auto, sono sicuro sarà tra le persone che maggiormente apprezzeranno la possibilità di poter passeggiare ininterrottamente per chilometri sulla litoranea, cosa che prima naturalmente non c'era. Sì, abbiamo eliminato per creare quell'opera lo stallo di sosta al lato sud, il lato mare, ma lo abbiamo fatto perché abbiamo comunque garantito, come dicevo all'inizio della trasmissione, aree a parcheggio. Oggi a Pulsano abbiamo 1000 posti auto in più sulla litoranea che prima non c'erano, quindi tutti possono trovare facilmente parcheggio e possono soprattutto godere finalmente di una costa, possibilità che prima c'era preclusa. Ricordiamolo, facciamo un'analisi approfondita,
La Marina di Pulsano, una marina che ha subito un processo di antropizzazione selvaggio, si è costruito ovunque, per dirla in termini concreti, non sono state costruite le case al mare, a volte sono state costruite le case nel mare, e questo naturalmente ha consumato spazio pubblico, l'unico che poteva essere ricavato e poteva essere consegnato alla comunità è appunto quello della stessa strada, della stessa litoranea. Quindi un'opera straordinaria che va solo... Possiamo staccare un attimo sulla Marina di Pulsano e quindi andiamo oltre lo studio, perché vedo, scusi se l'ho interrotta, ma vedo il nostro Carlo Maretti che è vicino a un bar e quindi vuole magari refrigerarsi un po'. Carlo, come stai? Caro Caputo, caro Caputo, sono provato. Avrei visto che insomma sono le 16.35, non certo sono stato a pettinare le bambole, ma io praticamente me la sono fatta tutta a piedi, andata e ritorno. Ti viene il desiderio, no? Guarda, quasi quasi lo rifarei. Io sono in compagnia di, Angelo Di Lena, consigliere comunale di opposizione. Indipendente. Quello. Che lui non è molto, a parte il fatto che c'ha un curriculum quest'uomo, tu sei presidente? Presidente della Commissione Affari Generali e Polizia Municipale e vicepresidente della Commissione Ambiente. Capirai se avessi dovuto dirlo io tutto d'un fiato. Nel frattempo sono passata una cosa bellissima, ci puoi inquadrare, guardi, perché mi piacciono, è un fatto, bellissimo. Allora, Angelo, noi diciamo che noi non saremmo invece molto favorevoli a questa pista pedonale. Noi non siamo assolutissimamente favorevoli alla pista pedonale che è stata realizzata con i fondi dell'Unione dei Comuni, quindi fondi dei cittadini, costati alla comunità 70.000 euro, 663 euro e 71 centesimi. Inoltre abbiamo fatto anche noi delle proposte, in seno al Consiglio Comunale si affronterà la discussione a fine mese, perché ieri abbiamo fatto la convocazione dei capigruppo, e siamo favorevoli quindi a un aggiustamento del marciapiede, e dal nostro punto di vista con 70.000 euro anziché fare questo cordolo che già di per sé è una barriera architettonica e quindi in violazione alla norma delle barriere architettoniche appunto, si sarebbe potuto sistemare tranquillamente un marciapiede e il tutto sarebbe stato risolto senza fare opere faraoniche di questo tipo, anche perché, ripeto, non è a norma di legge, tant'è vero che abbiamo depositato apposita mozione che sarà discussa prossimamente. Stato il legno buono, manco li chiedono questo legno. Tra l'altro ho anche contrastato questo guardrail costato 48.800 euro, quindi anziché abbellire la Lituania, dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista degli altri consiglieri di minoranza, sia il cordolo che questo guardrail hanno imbruttito notevolmente la Lituania. Quindi a differenza di qualche associazione che anziché fare promozione turistica fa politica, noi facciamo politica e lo facciamo bene e diciamo la nostra. Però non dà più sicurezza anche a chi magari ci vuole passare con la bicicletta? No, no, perché tra l'altro studiando le carte abbiamo visto che nel progetto c'è proprio la violazione della norma sulle barriere architettoniche. Due carrozzine per disabili non possono transitare. Quindi noi appunto a fine mese chiederemo la rimozione del cordolo e la messa in sicurezza del marciapiede già esistente. Okay. Che è un po' piccolo però, cioè, che vuol dire? Tu dici un disabile potrebbe avere difficoltà, però perdonami, ci arrivo io un attimo, potrebbe avere anche difficoltà a salire questo marciapiede perché non c'è rampa, se no deve fare il giro, deve andare fino laggiù. No, non c'è proprio rispetto per i diversamente abili, tanto è vero che nella seconda mozione che abbiamo depositato e che sarà discussa sempre a fine mese, noi abbiamo messo in evidenza anche delle rampe che non collegano bene la litoranea con le spiagge, tant'è vero che se andiamo verso le canne praticamente possiamo vedere una passerella in legno completamente distrutta. Infatti, Angelo, allora facciamo così, se noi ti restituissimo la linea magari andremo a vedere appunto questa passerella, che ne pensi? Oppure da qualche altra parte? Sì, qualche altra parte, perché abbiamo già parlato della passerella, l'abbiamo fatta vedere, avevamo delle immagini. Magari forse nella zona della Pineta probabilmente c'è qualcosa di interessante, mi hanno riferito. Alla Pineta? Per sì, esempio potremmo andare lì, esatto. Sui rifiuti anche c'è molto da dire, sui rifiuti. Ne abbiamo Guarino parlato, che fa da suggeritore teatrale come si usava un tempo. Sì, hanno fatto una conferenza stampa, quindi ne abbiamo ampiamente riferito di quanto dice il consigliere Di Lena, anche perché devo dare la pubblicità necessariamente, che come sai serve a noi, no Carlo?
Ci serve? Abbastanza, sì. Se ne stanno andando, quindi diamo la linea alla nostra regia e diamo questi consigli per gli acquisti e sentiremo anche delle telefonate che giungono da quella zona ma anche da altre e poi altre segnalazioni che possono riguardare proprio la Marina di Pulsano. A tra poco. Asta Mobili apre la città dell'outlet. Tutto in pronta consegna. Oltre un chilometro di esposizione. Prendi, paghi e porti via. La città dell'outlet Asta Mobili è presente in tutti i Chiarelli Center di Puglia. La città dell'outlet. Una città bellissima. Chemipool Italiana. Dal 1981 al servizio dell'ambiente. Chemipool è igiene ambientale. Pulizie, disinfezioni e disinfestazioni, sanificazione e derattizzazioni. Chemipool Italiana, specializzata negli interventi di bonifica su siti inquinati e manufatti in amianto, per la salute e la sicurezza sul lavoro. Chemipool Italiana, Corso Vittorio Emanuele II, 272, Talsano, Taranto. www.chemipool.it. To number one. Department Store 100% Made in Italy. Il primo Department Store del Meridione. A Martina Franca. Più di 200 colori per abiti, giacche e pantaloni. Uomo, donna. Tessuti di alta qualità con i prezzi più competitivi. Oltre 200 colori di abiti con i tessuti più pregiati. Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Cerruti. Il primo Department Store del Meridione ti invita a scoprire la nuova collezione primavera-estate. Elegantissimi abiti da cerimonia. Department Store 100% Made in Italy e a Martina Franca in Via Leone 13. Eccoci dunque sempre in diretta, ricordo che c'è anche una replica serale di questo programma che va in onda dal lunedì alle 16 sino al venerdì, sempre allo stesso orario con una replica serale. Dunque c'era stato, ora ascolteremo dei cittadini da Pulsano, una breve replica sindaco rispetto a questi ostacoli veri o presunti ai portatori di handicap, cosa ribatte? Mi era stato preannunciato qualche siparietto un po' comico, un po' più allegro. Non mi aspettavo comicità di così alto livello, insomma, replicare è inutile. Come si fa a dire che non quel passaggio pedonale non garantisce, non dà la possibilità ai disabili? Se è stato creato, voglio dire, apposta. E come si può criticare un'opera del genere quando prima invece, anziché quel percorso pedonale, c'erano le macchine? Prima davvero non potevano passeggiare. Oggi invece persone anziane, famiglie con bimbi in mano nella mano, con carrozzini, con disabili, hanno invece il loro spazio e devo dire, siccome molto spesso i consensi sono più silenziosi, che proprio queste persone, queste categorie sociali, queste persone che tanto hanno sofferto, ecco, sulla costa in termini di accesso, ecco, sono invece i primi che in questi giorni di fronte a questa grande opera ci hanno manifestato in qualunque modo, con telefonate, con testimonianze dirette, con un messaggio scritto, una mail, davvero il loro apprezzamento. Di questo siamo veramente orgogliosi. Bene, allora sentiamo chi è in linea, ospitiamo qualche telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Se è possibile parlare col sindaco. Sì, è qui sì. Che l'ascolta. Sì. Senta, io sono un cittadino che abita a Taranto. Sì. E purtroppo sono diversi, ma sarà forse 20-25 anni che vado a mare, alle canne. Signori miei, adesso avete tolto il parcheggio alla gente. Voi dite che avete fatto il passaggio pedonale, diciamo. Avete tolto quasi un metro e mezzo. Però diciamo che c'è anche un metro e mezzo, due metri, che uno può passeggiare sul marciapiede. Una volta che voi avete tolto tutto questo parcheggio, la gente dove va a parcheggiare? Quando ci sono gli strozzini che il sabato, dal lunedì al venerdì, adesso dal lunedì al venerdì sono 3 euro, se no il sabato e la domenica sono 5 euro. Uno che va da Taranto con una macchina diesel che consuma neanche 3 euro di diesel e poi ne deve pagare 5 euro, signori miei. Questo non è giusto, questo non è giusto. Va bene, le facciamo. Poi, diciamo, sulla sinistra già ci sono i cancelli che sono i passi carrati.
sulla sinistra. Ci sono due posti, poi passa Carrabbio, un'altra due posti, ci sono appena appena 10 posti ci sono. E tu vedi la guerra che fanno la gente, aspettano sotto al sud, se esce qualcuno che va. Poi non parliamo del mare adesso questi giorni, sono 3-4 giorni che il bagno non si può fare. L'acqua è sporca, uno per fare il bagno deve andare lontano, deve andare. Non è possibile questo, che uno porta un bambino diciamo, di 5-6 anni e lo deve buttare nell'acqua sporca. Bisogna prendere provvedimenti, bisogna meno. Va bene, sentiamo il sindaco, grazie, cosa risponde. Grazie, grazie. Allora, subito. Io dubito che questa persona sia venuta a Pulsano, ho seri dubbi che sia venuta a Pulsano, sia per il primo problema, perché dice che i parcheggi costano 3 euro ora, non so dove l'abbia visto. I parcheggi comunali sono liberi e sono gratuiti, quelli messi a disposizione nuovi dal consorzio in questo periodo sono estremamente gratuiti. Ci sarà un piccolo rimborso spese pari, udite udite, a 50 centesimi all'ora, probabilmente nel mese di agosto, quindi non so dove abbia potuto pagare queste cifre, sicuramente in un parcheggio privato, non in quelli che abbiamo messo a disposizione, e lì alle canne ce ne sono due, tre di cui si può usufruire. Uno dista 150 metri, è alle spalle del ristorante Il Grillo per intenderci, uno sulla salita delle canne a 250 metri, gli altri sono posti sulla sinistra, un po' più lontani. Sono agevoli, raggiungibili e gratuiti. E sono indicati da cartelli? Esatto. Quindi sono gratis, quindi... Basta avere un minimo di diligenza. Ecco, si fa tanta strada per arrivare da Taranto a Pulsano, poi ci si perde per trovare un parcheggio che è lì a 100 metri, ci voglio credere poco. Così come mi rifiuto di Scusi, sindaco, se può guardare verso le telecamere, mi dicono dalla regia per... Qual è? Sì. Non è questa. Sì, prego. Così come mi rifiuto di credere, dopo tutto il lavoro svolto, per eliminare lo scarico del vecchio depuratore, per garantire perfetta balneabilità e analisi eccellenti alle acque, che ci sia nel seno delle canne, ma in qualunque altro posto della nostra costa, acque non pulite. È assolutamente non vero. A parte il fatto che i cittadini lo sanno, ma lo ribadiamo per una maggiore sicurezza, tutte le acque sono monitorate costantemente, non dal comune di Pulsano, ma lo sono dall'ARPA, che fa costantemente monitoraggi, campionamenti, analisi, che dicono che le nostre acque sono perfettamente balneabili, sono le acque più pulite e più sicure della Puglia. Questo va ribadito. Non consento, qualche alga forse, non magari, consento, ecco, per la presenza di qualche alga o di qualche alga che si dice il mare è sporco. No, questo no, su questi temi sono determinato e categorico come non mai. Va bene, allora sentiamo un'altra telefonata e devo dire che ci sono altre segnalazioni che adesso dirò al sindaco, se è pronta, altrimenti faccio subito questa domanda. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego. Senta, io sono qui a Pulsano, sì. E l'idea del passeggio è bellissima. Volevo sottolineare una cosa per quanto riguarda i parcheggi. Molto probabilmente quei parcheggi grandi, bellissimi, che io ho visto, dovevano essere pronti prima di fare questa passerella, perché giustamente lì le macchine, chi non le conosce, chi non conosceva questa situazione, non sapeva eventualmente dove mettere, dove parcheggiare. E poi questi parcheggi non sono ancora, credo, fruibili, cioè nel senso non sono stati ancora asfaltati, per cui la gente non sa se lì effettivamente può parcheggiare la macchina o meno. Uh-huh. E poi per quanto riguarda il marciapiede che diceva l'altro consigliere lì dell'opposizione, ma come si fa a mettere a posto i marciapiedi quando poi lì ci sono le cancellate delle ville, quindi uno con la carrozzina che deve fare? Deve scendere sui marciapiedi, poi deve risalire. Invece così come è stato progettato la situazione va più che bene. Io solo questo volevo dire, cioè i parcheggi dovevano essere fatti prima e dopo casomai fare la passeggiata pedonale. Grazie. Va bene, grazie a lei, grazie. Allora, breve replica, sindaco. I parcheggi sono fruibili, non saranno asfaltati, non si può asfaltare un parcheggio, c'è una regola che tende a risparmiare suolo, quindi da un punto di vista ambientale non saranno mai asfaltati, sono stati ricoperti di stabilizzato, quindi di materiale che
garantisce la percorribilità e quindi mette a riparo dalla polvere. Sono fruibili già da 10 giorni, è vero, devo essere sincero, andavano realizzate prima queste opere, ci sono state naturalmente degli imprevisti, la stessa ditta che doveva fornirci il cordolo ahimè ci ha fatto aspettare un mese perché non aveva una fornitura così cospicua, rilevante, quindi abbiamo dovuto aspettare solo quello, ecco, ci ha comportato un mese di ritardo. Ma io lo dicevo all'inizio della trasmissione, questa è un'opera con cui stiamo rispondendo a 70 anni di scempio che si è verificato sulla costa, con un abusivismo edilizio incredibile. Abbiamo recuperato spazi pubblici, come diceva l'ultimo cittadino, per destinarli alla comunità che oggi ne può fruire. Perché i pochi spazi pubblici, quindi la strada era ingiusto che fosse occupata dalle lamiere delle macchine. Beh, quando allora si è alle prese con un'opera così importante, quando abbiamo il dovere, e lo stiamo facendo, di recuperare 70 anni di scempio, beh, consentitemi di dire, un mese di ritardo è poca cosa. E allora, un altro tema, molti si stanno lamentando, molti automobilisti soprattutto, perché stanno ricevendo delle multe per un autovelox che è stato collocato nella zona del ristorante La Barca, insomma, un noto ristorante della zona. È stato imposto un limite di 50 km orari e è chiaro, le multe non fanno piacere, però volevamo sapere se è un autovelox del comune e se così fosse, se il ricavato di queste sanzioni sarà destinato ad opere stradali, a migliorare comunque la viabilità, l'illuminazione, il manto stradale e quant'altro? La risposta è sì a tutte queste domande. Quindi quell'apparecchio di rilevamento automatico della velocità, quell'autovelox nei pressi del ristorante La Barca. Oggi stiamo nominando tutte le imprese della costa, lo facciamo volentieri, sì. Sono imprenditori degni di nota, quindi con la bontà di Studio 100 faccio anche un po' di pubblicità. E sì, è comunale, contrariamente all'altro apparecchio che si trova sul territorio vicino Pulsano, sulla Pulsano San Giorgio, ecco, quello è della provincia, noi ne abbiamo soltanto uno sulla Litoranea. Ed è teso naturalmente a rilevare gli eccessi di velocità che costituiscono un problema serio in termini di sicurezza. Durante l'estate noi abbiamo un aumento grandissimo di incidenti stradali, molti dei quali dovuti all'eccesso di velocità. E il discorso della sicurezza stradale è fondamentale. E lo è tanto che nel tratto adiacente a quel percorso comunale creato oggi per una maggiore sicurezza di chi passeggia, addirittura ho con ordinanza abbassato il limite a 40 km orari. Quindi su tutto il resto della Litoranea sarà 50, ma in quei 2,5 km sarà a 40 km orari. La destinazione dei proventi delle multe, di tutte le multe, autovelox o divieti di sosta che siano, per legge comunque è destinato, un 50% è destinato appunto a interventi tesi alla messa in sicurezza delle strade, alla messa in sicurezza, al miglioramento della viabilità, che sia pedonale, che sia veicolare, lo facciamo già, tant'è che una parte, ecco, degli interventi per la creazione di questa percorso pedonale è stato appunto coperto proprio con i proventi delle sanzioni amministrative. Bene, c'è una segnalazione che riguarda tutt'altro argomento ed è un problema di randagismo. Allora, la zona è in parte quella della Marina di Pulsano e prima un po' la zona di Leporano. Allora, signor Franco ci scrive: una situazione di pericolo vuole denunciare sulla Litoranea, nel tratto compreso tra la Baia d'Argento e il Gabbiano, dove è presente un branco di cani particolarmente aggressivi che si avventano letteralmente sulle auto, creando non pochi rischi per l'incolumità degli automobilisti nonché dei passanti, anche perché sono molti, no, i villeggianti. Dovrebbe intervenire l'ASL o il comune di Pulsano per fare in modo, insomma, di dare a quei cani una sistemazione adeguata e ai cittadini maggiore sicurezza? Non ho avuto segnalazioni del genere, io peraltro soprattutto in questo periodo, ma lo faccio d'estate spesso, percorro la Litoranea un paio di giorni, di volte al giorno, e non ho notato questo branco, quindi è molto probabile che sia in agro di Leporano. Io lo voglio ricordare per chi ci ascolta,
il confine, il limite e quindi anche la competenza amministrativa del comune di Pulsano arriva alla baia di Luogovivo. Tutto ciò che viene fuori, Baia d'Algento, eccetera, è del comune di Leporano. Sì. In ogni caso, ha citato Gabbiano, allora era tra evidentemente un po'. Come dire, non è stanziale questo branco, ma insomma si sposta. Comunque le in ogni caso è di competenza naturalmente del comune, no? Certo. Dove ci sono questi cani. Ovviamente io dico ai nostri telespettatori che le segnalazioni poi al termine della trasmissione saranno consegnate al sindaco, soprattutto queste due, perché su quel cordolo, su quella passeggiata, diciamo così, quell'attraversamento pedonale, ci sono opinioni diverse. Per quanto riguarda invece il caso del parcheggio per disabili, questa segnalazione e altre che gliene farò saranno consegnate tutte al sindaco. Allora, ci sono altre telefonate che giungono proprio da Pulsano, mi dicono, dalla regia, quindi le possiamo anche proporre. Vediamo chi è in linea. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ci dica. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Angelo, buonasera, sono Dario Maggi. Ah, buonasera Dario. Senti, sono anche il sindaco che conosco da molti anni come ex atleta del basket. Quindi posso un po' ricordare un po' lui, un po' l'importanza diciamo che noi sportivi diamo alla nostra zona. Molto bella, molto richiesta, però alcuni, a parte la questione passerella che mi ha detto il tuo collaboratore che ne avete già discusso e mi dispiace non averla ascoltata, la famosa passerella che è stata sotto sequestro, però abbiamo un problema gravissimo. Ci sono persone di una certa età, anche come me, che devono attraversare, fare salti per poter fare un bagno che ci permetta di fare un po' di attività, di ginnastica, di riempirci un po'. E poi un problema gravissimo che da anni chiediamo a tutte le amministrazioni di creare un passaggio pedonale all'uscita di via del Gabbiano per andare verso il mare. Arrivano macchine a tutta velocità, malgrado il divieto di superare determinati limiti, e non c'è rispetto per nessun motivo, non si può uscire con le macchine perché tutto viene fatto, il parcheggio, in maniera tale che con le macchine non si vede la strada. Ecco, questo dicevo, il sindaco si sta impegnando, vorrei che si impegnassero anche un po' di più i vigili, anche se sono pochi, lo so. Va bene. Sono molto pochi, però ogni tanto, come c'è la presenza, faccio pure paura. Vi ringrazio. Grazie a Dario Maggi. Ciao. Grande personaggio dello sport, sì, ovviamente. Io davvero ricordo da quando ero piccolo, quando facevo pallacanestro, quindi una persona importante il cui impegno, ecco, rimarrà nella storia del basket alla provincia ionica e forse anche oltre. Ricordo peraltro che su altre questioni Dario Maggi mi è venuto a trovarmi segnalandomi alcune necessità. Quello dell'alta velocità, non a caso, era uno dei punti di cui parlavamo prima. Sì. Oggi abbiamo messo su interventi che tenderanno a limitare questa velocità. Non solo l'abbassamento del limite, la posizione anche di alcuni dossi artificiali, la segnalazione dei 40 km orari come limite massimo, addirittura con segnali luminosi. E il fatto stesso che non ci siano più le macchine sul lato sud consente una maggiore visibilità e quindi una maggiore sicurezza da parte di tutti. Il passaggio pedonale adesso, ecco, è tra le cose che verificheremo, perché li abbiamo ampliati, quindi sono pressoché raddoppiati rispetto all'anno scorso. Verifico quello concreto che viene richiesto e eventualmente si integra anche con questo. Insomma. Va bene. Allora, io ho visto che ci stanno giungendo delle immagini dalla Pineta e quindi tra un po' cederemo la linea al nostro Carlo. Se c'è un'altra telefonata la possiamo ospitare? Chiedo lumi alla regia. Pronto? No, dopo, allora la facciamo dopo. E allora andiamo a vedere queste bellissime immagini, perché naturalmente quando si parla di verde siamo tutti molto contenti. E Carlo, allora, Angelo, dimmi tutto, dimmi. Sì, effettivamente, come dici tu, noi stiamo vedendo delle immagini bellissime che riguardano la parte alta della Pineta. Il problema è che se poi abbassiamo la telecamera, le immagini, come puoi vedere, non sono più bellissime. No. E noi cogliamo la segnalazione dalla signora Raffaella D'Ambrosio, che è qui accanto a me. Che insomma, oltre che essere evidentemente un amante della natura, così come dovremmo essere tutti,
e anche residente qui della zona, perché lei abita a pochi passi dalla Pineta. In più mi stava raccontando che è stato messo su un comitato per cui domenica ci sarà una giornata dedicata alla pulizia della Pineta, svolta appunto da questo comitato. Sì, sicuramente. Domenica faremo una giornata di pulizia ambientale, di visita didattica della Pineta. Ci sarà un biologo, un archeologo. Il Comune ci ha dato il suo appoggio, perché noi abbiamo fatto una serie di richieste come comitato al Comune. Abbiamo chiesto più pulizia, perché i cittadini vogliono dei servizi più efficienti, e per alcuni aspetti il Comune ci sta venendo incontro, quindi siamo cittadini fattivi, vogliamo un dialogo, vogliamo collaborare, vogliamo anche delle risposte, e quindi domenica abbiamo deciso di rimboccarci un po' le maniche, prendere scopa e paletta certo. E pulire un pochino. È lo scopo, è un modo per stare un po' insieme, per far conoscere a chi non conosce questo posto bellissimo. Non solo, Angelo, se posso, io approfitto della presenza del sindaco, perché la signora faceva i complimenti per la puntualità che mette il Comune nella pulizia, perché ha detto: guarda, là ci sono i bidoni dell'immondizia, il Comune puntualmente viene e pulisce tutto. Chissà perché poi, come va via il camion, arrivano e scaricano frigoriferi, cassette, cioè qualsiasi cosa. Però, come si dice dalle parti nostre, si mettono a specchietto. È vero, è vero. Noi cittadini siamo i primi che sporchiamo l'ambiente. Evidentemente non siamo consapevoli del privilegio di vivere in un posto così bello e quindi non lo rispettiamo. È un nostro limite. Ogni domenica, quando vanno via i bagnanti, troviamo lungo il bordo della strada sporcizia, buste abbandonate, cioè la busta non si porta da sola al cassonetto. Ah, certo. E quindi poi ci sono anche altri problemi legati alla problematica della difficoltà di accesso alla spiaggia, perché sono 2 anni che lo stabilimento è chiuso, ma questo non è un problema causato da nessuno, è un contenzioso, e quindi non è facile accedere alla spiaggia. Il Comune ci ha detto che stanno lavorando in questo senso. Ripeto, noi abbiamo fatto tante richieste, su alcune stanno lavorando, abbiamo visto un impegno, abbiamo visto una maggiore presenza, su altre speriamo che migliori la situazione. Sicuramente. Sindaco, abbiamo spezzato una lancia a suo favore. Contento? Almeno c'è qualcuno, insomma, che è contento del suo operato. Non so se anche la signora può ascoltare, non so se puoi cederle una parte dell'auricolare così. Sì, sì, la signora può ascoltare, Angelo, ti ascolta. Benissimo, allora sindaco. Sono contento, credo che non si poteva chiudere in maniera migliore questo incontro, se non con la testimonianza di Raffaella D'Ambrosio, presidente del comitato dei residenti di Lio Silvana, non per quello che ha detto nei confronti dell'amministrazione, ma per l'impegno e il tipo di impegno civico che lei e i suoi amici stanno mettendo in campo. Un impegno fatto di critica quando ci vuole, di proposta opportuna e soprattutto di buon esempio, perché la manifestazione di domenica, insieme alle altre che abbiamo supportato del comitato, sono tese innanzitutto a dare il buon esempio a quelli che sporcano, il buon esempio a chi pensa che ci sia sempre qualcuno che tanto ha il dovere di pulire, no? Cittadinanza attiva e impegno civico presuppongono un impegno invece in prima persona, e quindi noi saremo al fianco di queste iniziative. Si parte peraltro da un angolo bellissimo, poco conosciuto, di Lio Silvana, che è la fonte delle Cannedde, quindi la parte in cui sorge questo rivolo di acqua sorgiva e che si trova in un piccolo angolo ancora intatto, dove è possibile avere vegetazione e fauna autoctone del posto, che appunto con una pulizia straordinaria, con un intervento straordinario si vuole valorizzare. Ma accanto a quell'area è chiaro che si vuole valorizzare un impegno civico, si vuole valorizzare un amore del territorio che deve naturalmente animarci tutti, indipendentemente dalle responsabilità e dai ruoli. Eh sì, bisogna stemperare un po' di amarezza, è vero Carlo, anche con tutte le persone che abbiamo sentito. Scherzi. Hai un'idea per stemperare l'amarezza? Così, cioè, non lo so, sicuramente adesso la prima cosa che farò è andare a pulire le scarpe, perché insomma sto camminando nel terreno da più di mezz'ora e con questo caldo non è bellissimo.
Prendevo spunto da quello che ha detto la signora Raffaella, potremmo chiusare appunto, dobbiamo lamentarci perché noi dobbiamo lamentarci, perché se non ci lamentiamo, però per lamentarci magari dobbiamo essere i primi poi a scendere in campo ed essere operativi. È vero, noi ci aspettiamo molto dal comune perché i nostri residenti chiedono un servizio quasi perfetto. E ci aspettiamo molto. Siamo solo all'inizio di un lungo percorso. Speriamo che vada tutto bene. Sindaco, lei c'è domenica? Ha fatto bene? Certo, certo. Certo. Sì. Sicuro? Vestito di bianco come sta oggi? Come? Non magari di non venga vestito di scuro, dei jeans. Non di bianco però, insomma, sì. ci sarò. Scopa allora. E paletta. Scopa e paletta, va bene. Allora... io penso che meritino un premio questi cittadini, sei d'accordo Carlo? Sì, il problema è che ce l'ho a distanza di circa 50 metri. venite. Che noi, grazie ad alcuni sponsor, nel frattempo, daremo un omaggio anche al nostro sindaco, ovviamente. Assolutamente sì. Nel frattempo, siccome siamo in estate, diciamo che fare una passeggiata in pineta su questo terreno serve anche a rassodare glutei, quadricipiti, perché nel frattempo chi si vuole dissetare ha una bottiglia di birra, qua ce ne sono tre, insomma c'è di tutto, qua troviamo di tutto. E forse trovo pure la mia macchina, chiedo scusa, faccio strada, accelero perché devo... Cioè non basta tutta la passeggiata che mi sono fatto prima sulla pista pedonale, guardi, niente, guardalo! Pure la corsa. Senti, siccome credo di essere passato a 200 all'ora da quel famoso autovelox, magari non inquadriamo la targa, sai com'è? La copa. E magari nemmeno quello che abbiamo dentro. No, andiamo. Allora. Andiamo gli alberi, vai, andiamo in alto, dai, su queste belle piante. Sì, stiamo inquadrando gli alberi, dai, così ti lasciamo libero. Oh, bravo. E inquadriamo gli alberi, inquadriamo. Allora, noi per addolcire i nostri segnalatori, chiamiamoli, definiamoli così, se posso, sì. Io regalo loro, appunto per addolcirci, una confezione di biscotti di Leo. Questo è un marchettone di quelli meravigliosi, lo sa. Diciamolo! Oh, perché le cose vanno dette, no, in realtà perché ci sostiene in tutte le nostre produzioni e quindi, e poi... Dopo che uno fa tanto veleno, perché non deve prendere un buon biscotto? È giusto. Di Leo. È giusto. Perché sottolineo, grazie. Certo. A voi per il supporto e il contributo. E soprattutto per i biscotti di Leo. Ma buttate la confezione a terra adesso, dopo che le mangiate. se poi volete fare la spesa, voi segnalate ogni giorno, segnalate e abbiamo da dare prodotti sponsor. Grazie Carlo, grazie ai tuoi ospiti. Va bene Angelo, ci vediamo domani. Ciao, a presto. Ciao. Allora, verde, natura e purtroppo anche scempi da parte di scellerati davvero. Ci sono ancora alcune telefonate, ne vogliamo mandare un paio magari, soprattutto per la zona di Pulsano. E allora, sì, sentiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera. Pronto, non so se... È già in diretta, sì è già in diretta, buonasera. Senta, volevo tornare un attimo sulla questione dei parcheggi. Sì. Come il sindaco ha accennato, un parcheggio alle spalle del Grillo. Siccome io abito una casa al mare da decenni, ce n'è un suolo quadrato un po' più piccolo dove effettivamente c'è il segnale del parcheggio, e poi c'è un altro suolo, sta sentendo me? Sì, l'ascoltiamo, sì. E poi ce n'è un altro invece lunghissimo, una striscia di terreno molto lunga che in parte è stata coperta da quel materiale che diceva insomma il sindaco, che sì. Un brecciolino, però è la metà diciamo superiore, quella che sale, la metà anteriore prospiciente la strada è terreno, quindi la gente non credo che abbia capito se lì si può parcheggiare, cioè è un parcheggio oppure no, non so se il sindaco ha presente la zona, è un suolo molto lungo e parcheggio di via Afrodite, insomma, parliamo di via Afrodite. Bravo, esattamente, credo sia via Afrodite. Bene, allora le risponde subito il sindaco, intanto grazie per aver chiamato signora, grazie. Grazie a voi. Grazie. Sì, naturalmente sono fruibili entrambi, il primo quello piccolino che si trova su adiacente
alla Via della Sabbia, insomma è comunale, sarà libero, gratuito. Ecco, quello molto più grande è una delle aree messe a disposizione dal consorzio. Tutto sarà adibito a parcheggio e la parte è indicata la parte già attualmente fruibile, tant'è che soprattutto nei fine settimana è stato già utilizzato dai cittadini. Stiamo peraltro proprio in quella zona, su sollecitazione di un comitato di residenti, intervenendo anche sulla viabilità per mettere maggiormente in sicurezza, soprattutto valutando la possibilità di creare un senso unico su una strada che ha delle caratteristiche particolari che creano spesso problemi. Dunque, ci sono altre telefonate, adesso non riusciamo a contenerle tutte, ad ospitarle tutte, e alcune riguardano la città di Taranto e quindi vi chiediamo scusa, cerchiamo di spostarle a domani perché stanno arrivando molte telefonate da Pulsano, quindi è giusto anche approfittare della presenza del sindaco. Ho avuto una segnalazione, io per quello che riesco a leggere, discesa del Serrone, è una cosa... non so se questo è il termine, marciapiede non transitabile per bambini, pedoni e soprattutto disabili, cosa si può fare? Non so se appartiene al suo territorio. La discesa sì, del Serrone è quella adiacente per intenderci all'area dell'ex camping di Lio Silvana e che quindi porta dall'entroterra, scende sulla litoranea di fronte alla Baia del Serrone. C'è un marciapiede sul lato destro, avendo di fronte il mare, che in effetti è irregolare, quindi non consente in molti tratti magari una comoda fruizione, soprattutto in determinate situazioni. Che si può fare? Avendo la disponibilità economica, insomma, si potrebbe fare tanto. Oggi viaggiamo invece con ristrettezze che ci impediscono chiaramente di intervenire anche di fronte a chiari problemi, disagi, su cui... di bilancio, di spesa. Oramai abbiamo spese incomprimibili, lo Stato non collabora più, non devolve più, anzi preleva da alcune percentuali dei tributi locali per risanamento delle proprie casse, quindi non è più come un tempo, non ci sono più contributi statali. Oggi il bilancio dei comuni si regge unicamente sui contributi, o meglio sulle tasse pagate dai cittadini. Bene, con un'unica particolarità, che lo stato di crisi generale fa aumentare l'evasione fiscale, per cui a fronte di una cifra che in teoria dovrebbe entrare, ahimè, la morosità e l'evasione fiscale è a percentuali grandissime, per cui il comune spende 100 ma ne introita praticamente 70. Praticamente impossibile oramai avere qualche margine di manovra. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? Sì, deve abbassare il volume del televisore e ascoltarci solo dal telefono, gentilmente. Sì, un momentino. Altrimenti c'è quest'eco fastidioso. Sì, buonasera. Senta, sono un... mi sente? Sì, molto bene. Sono un villeggiante di Monteranina. Avrei da fare alcune segnalazioni. Sì, prego. Riguardante in modo particolare alla... pulizia del terreno, delle strade della zona di Monte d'Arena. Mi riferisco più che altro alle strade, non quelle principali, ma anche quelle secondarie. Cioè io sono qui a villeggiare a Monte d'Arena da circa 50 anni e non le nascondo che avrò visto gli operatori ecologici forse una o due volte. Nonostante penso che in qualità di contribuente e cittadino ho il diritto perlomeno di vedere le strade pulite. Certo, va bene, sentiamo la risposta del sindaco. Va bene, sì, penso che sia chiaro. No, se posso ancora continuare. Sì, brevemente, qual è l'altro problema? No, il problema è sempre inerente alla spazzatura, diciamo. Sì. Noi siamo costretti giornalmente a portare la spazzatura dall'abitazione fino alla litoranea, a circa 200-300 metri di distanza, e ci siamo attrezzati un po' con carriole, carretti e aggeggi vari per poterla trasportare. Faccio presente che paghiamo la nettezza urbana per 12 mesi l'anno, nonostante fruiamo del servizio solo per 2 mesi.
Capiamo. Allora, salutiamo e sentiamo la risposta del sindaco. Grazie per aver chiamato. Grazie. Questi sono problemi legati naturalmente a tanti fattori. Il più importante di questi è proprio la configurazione urbanistica di quella zona, perché essendo la zona tra virgolette più antica e quella è sorta peraltro spontaneamente, quindi senza alcun rispetto delle normali norme urbanistiche che impongono determinate distanze, quindi impongono anche il rispetto nei confronti della larghezza della strada, degli spazi a standard da lasciare. Chiaramente è una zona in cui le vie sono molto strette, per cui spesso la pulizia che dovrebbe essere garantita con mezzi meccanici è impossibile farla perché i mezzi parcheggiati e la configurazione delle strade molto strette chiaramente impediscono il passaggio di questi mezzi. Per lo stesso motivo non è possibile, a maggior ragione, far transitare in quella zona i cosiddetti camion compattatori, che sono camion molto grandi e che si muovono naturalmente con difficoltà se non hanno spazio sufficiente. Per cui diventa impossibile chiaramente garantire ogni giorno il passaggio di personale a piedi, quindi viene garantito in maniera saltuaria, quindi periodica. Naturalmente è auspicabile, l'impegno c'è per fare in modo che questi passaggi siano più frequenti e si arrivi ad una maggiore pulizia, fermo restando che il sistema della raccolta dei rifiuti a Pulsano è un sistema oramai in proroga da tanto tempo, perché è l'ARO che sta intervenendo, che sta cercando di individuare il gestore unico e naturalmente di organizzare un diverso sistema di raccolta, che è quello della raccolta differenziata porta a porta. Benissimo. Allora, queste sono alcune situazioni che abbiamo esposto tramite i cittadini. Ci sono state delle risposte, qualche impegno, vediamo poi di risentirci tra qualche giorno, perché noi stiamo cercando di monitorare la situazione. Infatti abbiamo preparato anche delle grafiche rispetto alle precedenti puntate. Qualche problema, anche grazie a questa trasmissione, è stato risolto? Allora, la regia può mandare in onda queste grafiche che si riferiscono soprattutto alla zona di Lido Azzurro, e ci sono alcune problematiche che sono state risolte, ovvero i cittadini chiedevano più cassonetti, sono stati inviati più cassonetti, l'eliminazione dei cattivi odori provenienti dagli stessi cassonetti, sono stati dotati di alcune sostanze che eliminano questi odori. È in via di risoluzione invece un altro problema, quello di aumentare la frequenza dello spazzamento meccanico delle strade. Questo ci viene riferito dal dirigente dell'AMIO, l'architetto Egidio Durante. Poi c'era stata un'altra segnalazione riguardante la Polizia Municipale, e anche in questo caso c'è qualche novità, perché ne abbiamo avute tante naturalmente, e tra queste c'era anche il servizio di controllo, l'intensificazione dei controlli nella zona di Viale del Tramonto. Ebbene, il dottor Matichecchia, che è il dirigente della Polizia Municipale di Taranto, ha già predisposto e già fatto effettuare ulteriori controlli in quella zona dove c'è un traffico caotico, come abbiamo riferito anche in queste trasmissioni. Quindi daremo un aggiornamento costante di queste problematiche, lo faremo anche con il Comune di Pulsano, contattando in questi giorni magari il sindaco per alcune problematiche. Ora abbiamo addolcito i nostri amici che erano un po' amareggiati per alcune situazioni che riguardano sia il rapporto con l'amministrazione ma anche il rapporto con gli altri cittadini che sono degli sporcaccioni. Invece vogliamo mettere un po' di pepe alla pubblica amministrazione, un po' di piccante, quindi grazie ai nostri amici sponsor facciamo dono al sindaco di Pulsano, in maniera anche scherzosa ma anche gustosa, se mi permette, di questi prodotti che sono offerti dall'azienda Spina e dall'azienda De Luca. Si tratta di una bella salsiccia piccante, signor sindaco, e di un bel peperoncino invece, questa conserva, e quindi d'estate. Devo dire,
Doni graditissimi, perché piccante mi piace, da buon salentino ne faccio grande uso e quindi... E può essere anche un promemoria per dire, ma insomma le cose che ci siamo dette in TV possono essere uno stimolo, eccolo, tra il serio e il faceto lo diciamo, ma insomma è anche un modo per evitare di consegnare un tapiro, ecco invece facciamo questo dono che è forse anche migliore. Meglio questo, e quindi è degno di memoria e degno di rispetto, per cui l'impegno ci sarà senz'altro. Grazie Giuseppe Ecclesia, sindaco di Pulsano, per essere stato con noi. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente domani altre segnalazioni, altre telefonate, cercheremo anche di smaltire le tantissime segnalazioni che abbiamo avuto e ci dispiace non poterle non aver potuto ospitarle in questa occasione, ma erano quasi tutte per Pulsano, ma sono giunte anche molte dalla città di Taranto, quindi cercheremo di colmare questa lacuna, e vi chiedo scusa, nella puntata di domani. Ci vediamo puntualmente domani alle ore 16. Arrivederci.